non ne può un istante riposare. Se durare bimbi dai hanno schiento, mai le temi a far mendicare. Se durare bimbi dai hanno schiento, mai le temi a far mendicare.
Buongiorno, questa è la voce del sonno che vi parla. Ore 7:47, l'unica domenica che si poteva dormire perché le bambine sono dalla nonna. E alle 7:24 squilla il telefono. Chi era? Il corriere che ci deve consegnare la lavastoviglie. Non vi pare normale che uno consegni una lavastoviglie di domenica mattina? No comment proprio. Io sono qui con la mia vestaglietta. Sto cercando di riprendere conoscenza. L'unica nota positiva di tutta questa faccenda è che io ho già la messa in piega fatta. Non so se si vedono. I miei capelli sono diventati liscissimi, non ho neanche bisogno di pettinarli. Domenica ho fatto passi, domenica. Venerdì ho fatto il trattamento lisciante, quello alla cheratina, dalla parrucchiera naturalmente, perché volevo vedere se magari togliendogli un po' di crespo e dandogli un po' di nutrimento riuscivo a risolvere un po' la situazione, perché ultimamente erano ingestibili, cioè non sapevo più come asciugarli. E niente, sono soddisfattissima perché in realtà sono lisci e rimangono lisci tutto il giorno. Adesso stasera li laverò, dovevo aspettare almeno 48 ore dopo il trattamento per lavarli, e quindi anche quei prodotti che mi ha dato la parrucchiera stessa li laverò e vediamo se mantengono effettivamente la forma, se rimangono lisci, speriamo. Incrocio le dita perché è un aiuto non indifferente non dover rifare la piega tutte le mattine e soprattutto non dover usare la piastra tutte le mattine, cosa che io almeno per la frangetta dovevo fare sempre. Ok, adesso finisco di riprendere conoscenza e ci vediamo dopo. Ciao. Ed eccoci resuscitati. Morto qualcuno? Stamattina io ero morta a bomba sul divano. Siamo resuscitati, siamo pronti per andare a messa e recuperare le bambine. Abbiamo montato la lavastoviglie, adesso ve la faccio anche vedere. Eccola qua, è di questa marca un po' sconosciuta che si chiama Electroline. Non lo so, voi la conoscete? Se la conoscete lasciatemi scritto nei commenti pro e contro, perché veramente non sappiamo. Comunque speriamo che duri almeno il tempo necessario per lavare i piatti. Per lavare tanti piatti. Tanti piatti, amore. Qua abbiamo il nostro alberello pronto. Pronto da aprire, nel senso, così veramente è veramente osceno. Fino a Ferragosto. Smettila di dire fesserie. Dopo pranzo dobbiamo metterci con le bambine e con il papino a fare l'albero. Qui, come vedete, ci sono i nostri calendari dell'avvento bellissimi che avete visto nell'altro video. Sei pronto? Siamo pronti, su, veloci, siamo in ritardo. Io sono senza parole. Io pure, le ho dette tutte. Mi bevo il caffè e andiamo a messa, ci vediamo dopo. Aperitivando. Siamo appena tornati dalla messa e ci stiamo facendo un piccolo aperitivo in casa. Ciao! Qua ci sono anche le pupattole. Bebe e Maxi. Anche loro, aperitivo, con i loro succhi di frutta e un po' di patatine. Beh, sarebbe, mamma, non dici niente? Mamma, Mamma, sembra una chitarra. Sembra una chitarra. E compiti. Bebe sta facendo i compiti. Sta cercando di farli adesso perché poi questo pomeriggio dobbiamo fare una cosa bellissima. Cosa dobbiamo fare? L'albero! Dobbiamo fare l'albero di Natale tutti insieme! Anche con me. E anche con te.
E anche con papà finalmente, che di solito lui è in negozio. Venite con me, che la faccio vedere a tutti. Che cosa? L'albero vuole No, ma lo facciamo vedere dopo mentre lo facciamo, amore, l'albero. A dopo. Ciao. Ed eccoci qua, siamo quasi pronti, quasi, a fare il nostro albero di Natale. Matilde sta ancora dormendo, quindi vogliamo aspettare ancora un pochino per lasciarla riposare bene, insomma, e poi inizieremo tutti insieme a aprire l'albero che vediamo qua alle mie spalle e ad addobbarlo. Io in realtà quest'anno avevo voglia di farlo con le palline di vetro, anche se credo che sia un azzardo non indifferente, avendo una trenne in giro per casa. Però siccome ho notato che già anche l'anno scorso non si è azzardata a toccare nulla, speravo quest'anno di riuscire a riutilizzare le mie vecchie palline di vetro, appunto, che avevo acquistato tantissimi anni fa, che sono rosse con i decori dorati. Quindi in teoria il nostro albero quest'anno dovrebbe essere rosso e dorato, molto in teoria, perché non so se questa cosa sarà possibile. Adesso, una volta che tiriamo fuori tutti gli addobbi, vediamo un po' insieme quello che è meglio fare, insomma. E niente, ci aggiorniamo fra un po'. Thank you.
Ed eccolo qua il nostro alberello, ragazzi. Io dico che è venuto veramente carino, a noi piace veramente tanto tanto. Alla fine sono riuscita a utilizzare le mie palle in vetro, quelle storiche, e speriamo che nessuno la rovesci, insomma. E qua ci sono le bimbe che stanno sistemando le ultime cose nel nostro simil presepe, che ormai da diversi anni è composto soltanto da personaggi e comunque animali in plastica e poche altre cose che loro possono utilizzare per giocare come che fosse veramente un villaggio vivente. Ok ragazzi, noi siamo stanchi ma molto soddisfatti del nostro albero, del nostro lavoro. Io prima di chiudere questo vlog voglio salutare una delle mie follower che oggi ha avuto una bellissima bambina di nome Azzurra, quindi mandiamo un grandissimo bacio a Martissima Love 82 e ad Azzurra. Buona vita a tutti quanti. Ciao. Speriamo che il video vi sia piaciuto e ci vediamo piaciuti. Speriamo che il video vi però ripeti come sopra la panca la campa greca. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Ciao.